Rientriamo in studio dopo la pausa pubblicitaria e parliamo della mela seriana, una mela che ha origini dalle valli bergamasche ma che è stata introdotta a Bedogna oltre un secolo fa. Bene, molti la conoscono, ha avuto anche una notevole espansione nel corso del tempo, oggi però l'associazione CenoCe vuole rilanciarla. La mela seriana, una varietà di questo frutto originario delle valli bergamasche, che importata circa un anno fa nel territorio bedognese, ha conosciuto in questa zona una notevole espansione senza che però ne venissero sfruttate tutte le sue potenzialità commerciali. L'associazione CenoCe si è attualmente impegnata in un progetto di valorizzazione organizzando degli incontri per sensibilizzare gli agricoltori sulle opportunità offerte dalla coltivazione della mela seriana. È una mela arrivata attraverso i carbonai, dalla Val Seriana, il nome lo suggerisce, e la mela è stata portata qua per le sue caratteristiche di durevolezza e di bontà, i carbonai l'hanno portata con sé e alla fine ci hanno lasciato in eredità questo bel frutto. Un frutto che probabilmente ha trovato nel territorio bedognese un terreno adatto, tanto che in pochi anni si è diffuso in modo rilevante. La seriana è una mela tipica del territorio bedognese, ce n'è una concentrazione che altrove non è rintracciabile. Valorizzare la seriana significa valorizzare il territorio, un prodotto valido, serbevole, ottimo per il succo, è un modo per cercare un piccolo sentiero di sviluppo locale, non solo per il consumo interno, ma anche per cercare di vendere, di promuovere, forse più che vendere, il territorio bedognese fuori da questo territorio attraverso i suoi prodotti. Una mela ottima in qualche modo richiama un territorio altrettanto piacevole, come dire, vivibile, con dei prodotti sani, che hanno un portato storico che altri non hanno. Un progetto di valorizzazione, quello promosso dall'associazione CenoCe, che pare stia conseguendo buoni risultati, cosicché in occasione dell'incontro organizzato presso il centro civico della Peschiera a Bedonia, sono stati molti che hanno acquistato piantine di mela seriana per la coltivazione o l'innesto. Le persone qua la conoscono, la seriana, è una mela conosciuta e quindi non mi stupisce così tanto che ci sia stata una buona platea, non solo ad ascoltare ma a partecipare, a suggerire dove sono le piante, a suggerire delle idee per la valorizzazione della mela seriana. Alla fine ci siamo dati l'appuntamento al prossimo autunnando, ad ottobre, lì tireremo un po' le somme della ricerca che stiamo facendo. Restiamo a Bedogna, dove il circolo di lettura Primo Lagasi e il gruppo Alpini organizzano una mostra fotografica sul tema del centenario della Prima Guerra Mondiale. Chi avesse foto di persone o documenti inerenti a questo grande fatto storico è invitato a farne avere una copia presso la biblioteca comunale, al centro civico La Peschiera o al bar Masala. Chi preferisse invece farne avere copia in modo digitale può inviarla alla casella di posta elettronica circololagasi@gmail.com. E ora ci spostiamo a Ghiare di Berceto, dove nella giornata internazionale della donna, l'8 marzo, si è fatto festa. Le donne di Ghiare hanno festeggiato la giornata internazionale della donna con un convivio proposto dall'AUSPI CGIL della Valtaro. Domenica 8 marzo si sono riunite nel pomeriggio nella sala civica Luigi Avalli e hanno ricordato con una piccola ma significativa manifestazione il ruolo delle donne nella storia e nella società moderna, ripercorrendo anche tappe sfortunate come la discriminazione e la violenza. Il momento clou è stato però la lettura solenne da parte di Adriana Olari dei brani di una raccolta di racconti dal titolo Storie, pubblicata l'anno scorso dal comune di Collecchio, che aveva indetto un concorso letterario riservato alle storie di donne, e proprio la Olari era stata premiata con una targa. La Ghiarese, infatti, era giunta seconda con il suo racconto dal titolo La Minghetta, ispirato dai racconti della nonna Domenica, detta proprio La Minghetta, una donna di carattere e capace di dare l'esempio. Il racconto è stato poi pubblicato in antologia insieme ad una selezione di opere degli altri partecipanti. Dopo la lettura, le donne presenti con mazzetti di mimosa hanno festeggiato i valori dell'universo femminile con un ricco buffet dove dolci, torte salate e buon vino non sono mancati. Siamo ancora come ogni anno in questa ricorrenza universale per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne.
ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime. Ogni anno 14 milioni di donne, una ogni 26 secondi. Dobbiamo ancora lottare perché queste cose non avvengano più. La storia dei Longobardi è stata ed è ancora studiata sotto molti punti di vista. A Borgotaro, in Biblioteca Manara, sabato, si terrà un incontro di approfondimento. Rispetto agli aspetti maggiormente approfonditi nel passato, negli ultimi decenni sono cresciute in maniera sicuramente significativa le indagini in ambito archeologico che possono far emergere dei dati decisamente importanti, soprattutto per il primo mezzo secolo successivo alla conquista dell'Italia. Un ruolo fondamentale nella ricerca assumono un rilievo notevole i documenti dell'VIII secolo provenienti dal territorio parmense, in cui si intrecciano precisi contenuti del diritto longobardo e di quello romano. A parlare di questo importante argomento sarà Pierpaolo Bonaccini, docente di storia del diritto medievale e moderno all'Università di Bologna, autore di numerosi testi e saggi scientifici sull'argomento. L'incontro è aperto al pubblico e si terrà, come detto, in Biblioteca Manara sabato dalle ore 17. Ed eccoci alle previsioni meteo per domani. Domani è l'11 di marzo, mercoledì. Avremo nuvolosità variabile con buone condizioni di soleggiamento nelle ore centrali, nubi più consistenti in serata. Le temperature minime stabili, valori tra 0 e 3 gradi, le massime invece sono in rialzo intorno ai 15 gradi, deboli infine i venti. La programmazione serale di RTA inizia tra poco alle 20.35 con 80 Nostalgia, segue alle ore 21 Epoca che storia, alle 22 il nostro TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. Ed è davvero tutto, chiudiamo qui il TG per oggi, grazie per averci seguito, vi rimando all'appuntamento consueto per domani 19.35, arrivederci.